25 agosto 1896. Il sultanato di Zanzibar è nel caos dopo la morte del sultano Ahmad bin Tuaini. Suo nipote di 29 anni, Khalid bin Bargash, si dichiara sultano violando un trattato stipulato con la Gran Bretagna, che richiede la loro approvazione. Gli inglesi lanciano un ultimatum chiedendo le dimissioni di Khalid, che però sceglie di resistere, barricandosi all'interno del Palazzo Reale. Il 27 agosto 1896, alle 9:02 minuti, la Royal Navy inizia un bombardamento che dà fuoco al palazzo, mettendo fuori uso le difese del sultano. Gli inglesi danno luogo a un piccolo scontro navale e affondano tre navi zanzibariane. Alle 9:40 il conflitto giunge al termine, con Zanzibar che subisce 500 vittime, mentre gli inglesi contano un solo marinaio ferito. Il sultano Khalid fugge, ricevendo asilo politico dalla Germania, mentre gli inglesi mettono il sultano Hamoud a capo di un governo fantoccio. Con 38 minuti di durata, la guerra anglo-zanzibariana fu il conflitto più breve della storia. Iscriviti a Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.